Nonostante le ultime scosse di terremoto con epicentro alle porte della città, Teramo ha deciso che il Natale va vissuto come sempre. Luci, musica, struscio e aperitivi all'aperto per credere che il peggio sia passato. In questa ottica di voglia di andare avanti coraggiosamente, la riapertura dello storico caffè Grand Italia in Piazza Martiri diventa un'iniezione di ottimismo che fa bene a tutti. È una famiglia che investe su questo lavoro e su questa città. Ci proponiamo con un locale rinnovato, una pasticceria rinnovata, con un bancone tutto nuovo. Avete un programma per i prossimi giorni? Assolutamente sì, il Natale è vicino, quindi ci proporremo con la pasticceria, con i panettoni fatti apposta da noi, stecche di cioccolate fatte da noi, prodotte diciamo dalla pasticceria sotto, dove sono oltre 15 dipendenti che lavorano diciamo per la pasticceria, ma non solo, abbiamo anche un esterno rinnovato con oltre 160 posti, non c'è più il dehors, c'è un gazebo riscaldato e illuminato dove potrete gustare diciamo tutte le prelibatezze che noi produrremo. Veramente mancava a Teramo, è un locale storico ed è stata una bella cosa che abbia ripreso a vivere. Anche lei non è di Teramo, però è venuta a questa inaugurazione, come le sembra il locale? Bellissimo, ci voleva per la città, un locale splendido. Questo è anche un modo per ripartire, per far ripartire la città e il centro di Teramo. Assolutamente sì, io ieri sera sono stato invitato dal titolare De Remigis e devo dire che al di là del locale, comunque ha un'importanza anche storica per la città, è un punto di riferimento della città da sempre, la cosa più positiva è che ho visto 30 persone con il sorriso sulle labbra, cioè 30 persone che comunque lavoreranno e quindi credo che a imprenditori del genere sia importante anche dimostrare la vicinanza delle amministrazioni. Cosa le ricorda questo locale? È un locale storico della nostra città, quindi sono veramente contenta che di nuovo torna alla luce, bellissima la cornice stasera, un po' natalizia con questi violini di sottofondo. Veramente... Ma ce la faremo secondo lei? Dobbiamo pensare di sì, certo, ce la faremo.